Io punterei a fare materia prima e dopo. Ah, ma tu stai già facendo le facoltative? Ho capito. Eh sì, perché la principale non possiamo farla. E Perché? non ce Non... l'abbiamo. Dice, parti per una spedizione, metti in sicurezza le distese brinose, quindi credo che bisogna semplicemente fare una spedizione nelle distese brinose e succederanno cose, penso. No, sono troppo naive. Vabbè, se vuoi lo possiamo fare. Allora, prima facciamo questa, poi andiamo, dai. No, no, ti seguo. Meglio prepararsi, hai ragione. Pronto. Vediamo se hanno cambiato l'animazione dell'assistente che fa del cibo. Sì. Che sta brodaglia, oh! Scusa? Non sembra invitante. Però lei lo mangia di gusto, quindi magari è buono, chi lo sa? Ecco. Ora, questa roba qui sembra quella che faccio io su Overcook. Pronta? Ti seguo, sì. Dobbiamo Hanno votato la cassa, prendere. aspetta. Sto perdendo le abitudini sane di votare le casse, io aspetta. Vieni, guarda, guarda. Questo coso. Questa specie di puzzola bianca e blu. Allora, io per non sapere né leggere né scrivere, adesso gli lancio un rampino in faccia. Era quello che stavo pensando anch'io. No, non è catturabile perché non diventa blu. Però lo è questo, guarda, c'è lo scarabombo delle nevi. Lo vedi? Sì, preso, preso. Crucian, fermalo! Cioè, il bello è che loro ci attaccano, Non farti però. Fatto, sopraffare! Attacca Aiuto! un rotolo Grazie! per liberarti. Aia, Fatto, fatto, fatto. basta, grazie! Ok, ce n'è altri? No. Però dobbiamo catturare il Beotodus, che è là in fondo, che sta facendo cose. Andiamo, vieni. Aspetta Che è sta che. cosa? Che fa Nimue? E mi dà una mano. Ma ha messo giù, che cos'è sto tamburo? Il gong. Perché non ce l'ho? È perché sai che Nimue è potente. Nimue speciale. Esatto, lei può. Molla degli urli di guerra. Ma noi abbiamo sempre saputo che in realtà Nimue è un bardo. Sì. Il nostro bardo, mentre Kuro-chan mette giù le trappoline. Salto addosso, gli salto. Preso! Picchio, picchio. Non lo farai, cosetto. Non mi ricordo più come si fa, ma fa niente. E cadi, maledetto. Cadi giù. Brutto lavasiot dei ghiacci. È caduto. C'era così tanto con la Vassiot, però quello precedente non era più rompiballe. Sì, di questo sì. Picchio, picchio. Concentratissimi, ed è questo è il primo nemico che si trova quello base. Pensa, è quello Ma base. perché non si è, perché siamo arrugginiti per quello? Ehi, tu hai ruggiti. Non ruggire che ti bombano qua. Brutto da dire, però. Ma è vero. La verità. Andiamo, andiamo all'attacco, all'attacco. No, ma non si sia si sta fermi E latte, un prego, faccia. attimino. Si fanno le cose per bene. Tipo così. Ma è presto, hai sprecato una trappola, mica è morto.
Lo colpisco? No, 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 ma... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Che frittai! Si è portato anche le bombe questo qui. Ma non c'è bisogno delle bombe, è un lavasio dei ghiacci. Che c'entri? Io voglio fare le cose per bene. Posso? No, non ancora. Troppo tardi? Troppo tardi! Ma... Non è Mamma colpa mia. mia! Si è aggrottato da Lancio solo! tributi così da attivare le bombe. Ci ho fatto, ci ho fatto! Ma sono esplose Sì, le sì. bombe? Si Non mi credo. esplose, si esplose. No, non sono Come esplose. no? Toh, adesso Ora sì. sono Bravo, esplose. Gorocian, che ha messo un'altra trappola! Il mio gatto è utile, incredibile! Tu da proprietario da ridire, ma almeno il gatto. Allora! Scusa, non volevo colpirti, ma c'era lo scarabombetto. Stai tranquillo, stai, coso. Stai buono. Allora, lo addormento, ok? Mi C'è fido. un coso. Ma vedi che sei un danno. Colpa mia, oh, ti ho aiutato ad attaccare Ma l'hai ingaggiato tu perché attacca me? a te. Oh, io ho tirato una piccola retina, non è che l'ho ingaggiato, era nella traiettoria mia, non è che. Gli sparo, eh. Prego. Veloce, 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 E a me non ho veloce, portato nulla, quindi veloce veloce un tubo. Piazzare le bombe, piazzare il C4, la dinamite. Crafta un nucleare con la gomma da masticare, guardalo, guardalo. veloce. MacGyver, proprio niente. Mamma mia. Anche rotto le piante, Rompe le però. piante, guardalo. Greta, digli qualcosa, Ok. maledizione! Rompi il ghiaccio, rompi il ghiaccio! Aspetta che mi voglio arpionare. Tino fermo per quanto puoi così Fighissimissimo! sdraio. Ci riprovo. Non so però se posso tenerlo fermo, sai? No, l'ho buttato giù. Vabbè, però è durato abbastanza, guarda. Ah, ricordiamoci che dobbiamo catturarlo, cioè non dobbiamo ammazzarlo di botte, cioè. Ah, ma sbalzato. Dov'è? Abbiamo fatto arrabbiare anche questa sorta di mammut col mammut alce, che è questo Ma incrocio. aspetta, abbiamo o hai fatto Non lo arrabbiare? so, stava impennando per i fatti suoi lui. Io non ho fatto niente. Guardalo che impenna. Ora, Ci sono su. fido. Lo Anch'io. tengo. La tua. Dai, doppio, doppio. Vecchia, vecchia. Allora, è fattibile andare in due su uno stesso mostro, perfetto. Sta cadendo, sta cadendo! Beccati sti proiettili. Mi ero dimenticata dei rivestimenti, dannazione a me! Tiè! Cattolo mio. Picchia, picchia! Ok, preso. Vado, se sto tribolando tutto! Sono incastrata qui! Fa niente, bravo Kurochan! Si gira di qua quel coso, grazie! È quasi andato, ma non so se possiamo già catturarlo. Non lo so. Di solito aspettiamo che venga il teschietto, però sai, non lo Provo. Tanto c'hai anche tu le Sì. cose per catturarlo. Ok, piazzo la trappola. E Intanto lo picchio. venire qua da me. E lui se ne va. Cioè. Giustamente, giustamente. Dove sei, Kurochan? Qui. Allora sì, era Perfetto. limitissimissimo, però non ho neanche dovuto tirare le accecanze, le cose per dormire. Qua dice che c'è un residuo qua in giro. Uno io lì l'ho già Dov'è? preso. Ah, qua. Ok. La fatica però, Madobbia, ero anche rischiato di ucciderlo, tra l'altro.
Tutta sta neve? Non mi fa usare un razzo SOS. Perfetto, vai un po' avanti. Magari deve partire qualche cazzino, ok. Sta camminando il mio personaggio. Ok. Hai ragione, c'è la scenetta. Vai, vado a vederla pure io, poi mi inviti. Dobbiamo mettere in sicurezza una rotta per il convoglio delle scorte. Ah, non posso neanche correre. No, non state filmato, non posso mandare l'SOS. Peccato. Temo che queste dovremmo farcele da noi, queste prime missioni. Pare sia stata la prima ad aver scalato il grande rupo. Tu non puoi abbandonare, non puoi fare niente. Puoi fare un tubo? Posso manco mangiare? Come... E mo la seguiamo, magari c'è un'altra cutscene. Però meglio che mi tolgo dal curatore allora. Impronta di creatura sconosciuta. Che sono pukei. Pure qui. No, dai. Wow, una sorgente termale. Un macaco argentato, altro che sorgente termale. Ma quel macaco è morto! Ma no, un sasso per fortuna. Non lo so, sembra avere occhi. Farò finta di non averlo visto. Poverino, mi spiace un sacco. Di qua non si passa. Ah, tra l'altro ho fatto un'impresa stando Sei entrato? Nella sorgente. Sì, se ci entri, ci stai tipo una decina di secondi, ti dà l'impresa. Proverò poi. Il sentiero è bloccato. Che sarà successo? E io sono con un filmato. Anch'io. Le perle di saggezza, ci sono dei tronchi davanti a te. Questa strada è bloccata, ma non mi dire. Ma lei può. Non è più bloccata, vedi? Fatto. Oh no, questo è grosso. No, no! Oh no, che cos'è? Banbaro? Ma che nome? Ok. Il convoglio non sarà al sicuro con questo mostrone ai paraggi. No. Quindi questo era da affrontare assieme. Questo adesso se n'è andato via, per fortuna. Voglio lanciare un razzetto, secondo me adesso posso. Ma quindi è una capra dinosauro? No, non posso. No, vabbè, aspetta, capra alce dinosauro da definire. Eeeh, quello là è un pterodattilo, aspetta! Ne ho visto un altro! Se ti giri dietro io ho un pterodattilo, un incrocio tra un pterodattilo e un tricheco. Cos'è? Ma che animale vedi? Cosa diavolo è? E con la faccia da tigre delle nevi, tipo. Sai che adesso non ho ancora imparato il nome dell'animale nuovo perché mi viene in mente Lavassiot, perché l'hai chiamato 3000 volte Lavassiot. Lavassiot dei ghiacci, prego. La voce dei ghiacci. Ok. Si chiama Beotodus. Ok, ma mi lancia le pietre addosso. È un bullo. Un bulletto di quartiere. Ma non gliene frega una mazza di me. Cioè, io lo attacco e lui va via. Scusami. Ehi, sono vabbè, qui. Poverino. Scusami. Hello. Guarda che se ne va via. Non gliene frega assolutamente niente di me. Beh, se ti consola, io sono qua che tento di fargli colpire dei barili. Non ci riesco. Oh, finalmente. Anzi. Ti sei triggerato un attimo, maledetto.
Sì, però scappa, continua a scappare, non so. Oh, finalmente si è fermato. Si è accorto che c'è qualcosa che lo punzecchia. Mio Dio, queste armi non sono esattamente comode. Che cos'è che stai usando? E le allame doppie. Ma sta tirando grosse piedate tutte intorno a sé. A me è arrivato al punto di tirarmi gli alberi. E niente. Va bene. Difficoltà? No. Cosa te lo fa pensare? Ma sai che ho un dubbio? Ho notato che comunque... Ok, ho superato il secondo stage. Dicevo, ho un dubbio. Bisogna provare a vedere se le... Le pietre che lascia per terra, mm-hmm. no, possono essere utilizzate per quando carica in modo da assorbirli. Non lo so. Sto facendo test sulla coda, vediamo se si stacca. Gli ho rotto qualcosa. Residuo. La taglio questa coda, è la mia. Me la porto via. Io non capisco, salta e schietto o no. Sì, coda tagliata. La luto. Stai tranquillo tu. No. Tipo letta. Lasciami lutare. Corteccia, ma dato la corteccia questo. Il problema è che non ho mangiato perché non potevo, potrei adesso, ma non voglio tornare indietro. Adesso prende e parte così dalla fiesta. Apprezzo solo un panino, però non ci vedo più dalla fame. Ma ora, per affrontare, prima di affrontare il destino di turno... Non trovo il mio mantellino, ok. Ecco. Sta morendo, lo vedo. Ma anch'io è da due giri che sono convinto che stia morendo, ma non ne vuol sapere. Aspetta, maledetto coso, io devo imparare a salire sui mostri, lo so che è bello, ma anche no. Ma secondo me il fatto di salire sui mostri lo faccia male. Dici? Secondo me sbagliamo qualcosa. Perché sennò non sarebbe una meccanica... Molto senso. Esatto. Ok, io l'ho catturato. Io no, sta benissimo. Adesso facciamo che portiamo il Val Immortal. Sì, urla. Questo te lo faccio vedere io col falcione come ti gestisco meglio. Maledetto schifo. Come ti spacco tutti i pezzettini, soprattutto. Tutti in faccia, sì. Tutti gli insettini sul musone. Ti ho saltato i sassi, vedi? Maledetto, il falcione is the way for tutto.
Ma ha rotto una piccola montagna, scusami. Come dovrei abbattere sta Gigio io? Rompe montagne. Teschietto. Mm-hmm. Non l'avevo visto. Grande. Catturalo. Cioè, basta tirare fuori il falcione. Porca miseria, se devo imparare a giocare. Vieni qui per caso. Dai. E se ne va via. Cosa succede? Maris? C'è stata una frana. C'è una valanga di neve. A me non è caduto. È successo una valanga di neve. A me non è successo. La valanga di neve sono volata di sotto. Io me la son persa, no. C'è una grotta qua sotto. Credo. Guarda, mo che lo uccido con l'insetto, perché sto pezzente non entra nella trappola. E niente, io gli spacco la faccia. Tre trappole ho già messo e non ci sta entrando. Cioè, l'essere che mi ha fatto dannare più di tutti. Crucian, dimmi che hai caricato la trappolina. Dai, io pensavo, oh mio Dio, quanto è frustrante. E invece a te è andata peggio. Sì, non perché non c'entra, me la fa piazzare. Cioè, è qui che barcolla, me la fa piazzare e mi attacca. Come la metto a terra se ne va via. Ne ho già messe tre, ne ho già messe. Sta dormendo sto maledetto. Io non la spreco un'altra trappola. O dormi o ti spacco la faccia. Dormi, ok. Vieni, Crociano. Zitto. Dove sei? Qui. Bravo, Cinci. No, Cinci, l'hai messa troppo in là. Dovevi metterla un pelino più avanti, maledizione. No, niente, a me non si fa catturare, me le rompe le trappole. La terza, quarta trappola che metto l'ha rotta. Io lo uccido, basta, adesso ti spacco la faccia. Volevo fare l'animalista, volevo dare retta a Greta, ma Greta non sa un cazzo. Vieni qua. Però non è possibile che non ci sia modo di fermarlo questo sasso. Sì, ma infatti pensavo anche magari tipo... Bene, lo ora il convoglio sarà al sicuro. Concludiamo la spedizione e torniamo a Seliana. È morto. E ora ti luto tutta la faccia. Maledetto. Lunga vita alla regina in questo caso. Il re è morto. Il Banbaro è morto. Maledetto tu, hai fatto sudare. Ho sprecato quattro trappole per sto coso. Chissà quali segreti c'erano queste nuove terre. Comunque, che ci piaccia o no, presto li scopriremo. Bene. Bene, allora io tornerò ad Astera. Cosa hai detto? Avranno bisogno di te, della tua guida. Sì, signore. Perché non ha messo a me a capo? Servirai anche tu. Devo controllarlo io sto posto. Ecco che pensavo anch'io. Sono la stella di Zaffiro, io ho ucciso i Nergiganti, ho ucciso tutto io. Iceborne è stato rilasciato e noi siamo tornati a giocare a Monster Hunter. Questa volta però, visto che affrontiamo la trama dall'inizio del DLC ovviamente, ho deciso di portarvi anche la storia. Non l'ho fatto con il gioco base perché ho iniziato a portare i video che eravamo già avanti, mentre qui siamo all'inizio e ho deciso di portarvi anche qualche spezzone di trama, farvi vedere qualcosina. Per ora dobbiamo rimparare a giocare perché è passato veramente tantissimo tempo dall'ultima volta che ci abbiamo giocato insieme e quindi dovremo ritrovare, diciamo, il feeling con questo titolo, ma non preoccupatevi, lo troveremo. Come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!